attenzione, ovviamente. Io sono Angelo di Radio Web Show, tra poco ci colleghiamo con un grande amico, uno scienziato vero, un biologo molecolare, anzi, è già qui in linea, mister Bumbu Maria! Ciao a tutti, buonasera! Ciao Boom, benvenuto! Buonasera, come va? Ciao Boom, benvenuto, come di consueto il mercoledì c'è lui. Ti vedo lanciato, eh! Lo scienziato, ricercatore, sempre ciao, in trincea! Grande. Sempre in trincea, come al solito! Grande, grande, grande Boom. Come stai innanzitutto, Boom? Bene, grazie, dai, bene. Qua tutto a posto, con calma. Deconfinamento, però io il mio turno lo inizio da martedì. Ok, adesso ci spieghi di questo. Prima di parlare un po', diciamo, delle novità che ci sono sul coronavirus, sai che a noi piace parlare almeno con una persona che ha un po' di competenze in più di noi, che noi siamo dei cazzoni e basta, diciamo, no? Va bene, va bene. Noi chiamiamo te, che sei un ricercatore, che sei anche un cazzone, tra l'altro, quando vieni in radio almeno, no? Quando vengo in radio sì, però certo. Per il resto del tempo, ma guarda, certo, c'è sempre da darsi da fare. Ma certo, ci piace tanto quando vieni in radio, infatti ti aspettiamo. Ho una sorpresa per te, lo sai? Ci vorrebbe una bella serata come una delle scorse, in effetti. Ma io infatti ti aspetto, ti aspetto, Boom. Ascolta, innanzitutto c'è una sorpresa per te prima di farti parlare. Guarda chi c'è. Vediamo la sorpresa. Guarda chi è venuta oggi per te in studio. Guarda, guarda un po'. Ciao ragazza. La manicuccia. Ciao. Ciao, ciao. Tutto bene? Sì. Ma sei vera o sei la registrazione di Angelo? Sono il cartonato. Sono, sono qui il cartonato. Ovviamente non la vedi nella mia inquadratura perché dobbiamo stare distanti di un metro. Io aggiungo un altro metro. Io aggiungo un altro metro. Una specie di intelligenza artificiale, no? Seguiamo come le Siri, regole. Come si chiama, seguiamo le regole, Boom. Seguiamo. Tutto bene? Tutto ok. Allora, Boom, iniziamo, diciamo, a fare sul serio. Allora, innanzitutto datti una sistemata ai capelli, così ti metto in video anche, dai. Sì, sì, guarda, tanto peggio di così. Grande, Boom, ragazzi. Allora, Boom, bando alle ciance. E qui sta accadendo qualcosa in Italia. Oggi siamo tutti fuori, nessuno più sta a casa, lo sai? Quasi. Sì, ho sentito che comunque c'è la fase 2, più che altro il discorso dei congiunti, da quanto ho capito. Sì. Quella, diciamo, che qua si chiamava déconfinement. In più. Però non è che... Diciamo, guardando un po' la... come si dice? Un po', diciamo, le direttive, no? Sì. In più c'è solo che si può andare a trovare i congiunti o gli amici, no? I parenti stretti, giusto? Mi sembra giusto, sì. Mi sembra che questo... Si vede che siamo un popolo di amici stretti, però, Tutti fuori, oh! Dalla mattina alla sera, Però nonostante tutto, diciamo, i dati che arrivano sono positivi. Almeno io non so se tu segui la parte svizzera, la parte italiana, la parte mondiale. Tutte e due. Ho visto ad esempio 88 nuovi contagi in Svizzera, 1075 in Italia, datati al 3 di maggio, quindi qualche giorno fa. Diciamo che rispetto a settimana scorsa sono 1000 in meno da voi. Esatto. E circa 12 in meno qua da noi, neanche, non è che c'è stato tutto questo netto miglioramento, però diciamo che non è male, quindi pian piano adesso oggi... Però il problema è che ho paura che si sale da voi, oggi... visto che siete tutti fuori. Oggi su 2000 tamponi hanno trovato 48 contagi. Ok, però io ho visto la statistica che praticamente ne riporta in totale 1075 al 3 maggio. E quella di oggi non l'ho seguita, dei quanti hai detto? Oggi, ma in Trentino, io parlo in Trentino, Trentino, okay. 48 Trentino, contagi su 2000 tamponi, non sono neanche tantissimi. Certo, noi parliamo, diciamo, in base a quello che si vive qui in Trentino, no? Esatto. Sì, sì. Chiaro, poi chiaro, caso chiaro. Per caso, contagiosità, bisogna vedere. E invece, uno ovviamente se è positivo deve starsene a casa. Esatto. Giusto, invece volevo chiederti qualcosa, ti faccio delle domande, no Boom? Io magari invito gli ascoltatori, se avete qualche domanda da fare a Boom Maria qui in ascolto, mandateci un messaggio vocale al... Dove, Monicuccia?
al 351-751-2932. Bravissima Manicucci! Al 5, aspetta 1, un attimo, 7, ma questa 5, è quella 1, vera 2, o è la registrazione? 932. Cioè lui ce l'ha qui vera e la manda pure in registrazione. Cioè, non si sa mai. Ma perché è emozionato, capito? È emozionato. Ma lo sai a memoria il numero, Manicucci? No, me lo sono scritto, anche perché l'ha cambiato. L'ha cambiato! Scusa. Giusto, oggi giusto. Un po' più scialla, anche perché vi vedo più contenti, vi vedo un po' più stessi. Era due mesi che non lo vedevo in radio, cucciolino, dai. Comunque guarda, la verità sai cosa, che oggi c'è traffico, vedo, comunque questa cosa ti dà una, ti fa respirare speranza e felicità, non so adesso. A parte un po' di smog anche quelle. A parte un po' di smog, sì, sicuramente, però tu poco fa accennavi che potrebbe aumentare, no, i contagi, tu pensi? Difatti non so se avete anche sentito, comunque stanno facendo la raccolta fondi a livello internazionale per la messa a punto di un vaccino. Beh, potevano cominciare prima, io credo che comunque la sperimentazione, che cosa l'aspettate? Io credo che sì, no, perché la sperimentazione, come dicevo anche l'altra volta, richiede molto tempo e anche rispondendo a delle domande di alcuni ascoltatori, non si può mettere a disposizione qualcosa che fa del bene, che fa del male anziché fare del bene. Certo. E quindi bisogna prima valutare eventuali gradi di tossicità, eventuali effetti collaterali e se magari il vaccino possa essere a sua volta dannoso, perché ci sono diversi tipi di vaccini. Hanno sperimentato vaccini a DNA che producono praticamente le proteine del virus. Si potrebbero sperimentare dei vaccini con i virus attenuati. Si potrebbero isolare degli anticorpi, ma comunque sono vaccini molto più deboli, molto più blandi, immunoglobuline, come spiegavo col sistema degli ibridomi. E insomma, ci sono che tante lingua strade. Parli? Che lingua ragazzi, parli? Ragazzi, mica è uno. Ci sono tante strade che si cerca di farle convergere a Roma, però. In modo di dire, ovviamente. Certo. Però prima di fare tutto questo bisogna verificare effettivamente che si faccia qualcosa per far del bene, non per peggiorare la situazione. La cosa migliore da fare è non esagerare con questo deconfinamento, quindi prendere le cose con calma, cominciare ad uscire. Giustamente. E non uscire per delle cazzate, no? Boom, io lo penso così. Sì. Vedo tanta gente in giro che passeggia così, capisci? Guardando. Per carità, ci sta la passeggiata oggi, chiunque ne ha bisogno, molto fondamentale. Però, insomma, io non sono. Siamo ancora in emergenza, ragazzi. Allora, io dico che la passeggiata la puoi fare, mantieni le distanze. Ma quello c'è, devo essere sincero. Se sei ammalato, stai a casa, evita assemblamenti, altrimenti siamo a capo. Giusto? Bravo, boom, certo. Ragazzi, io proporrei un applauso a questo uomo, ragazzi! Grazie. Bisogna armarci di pazienza, perché tanto ormai il nostro futuro sarà fare le code per entrare nei negozi. Non futuro, per i prossimi mesi. Ma con calma. Appena ci avrà a disposizione un sistema, stanno anche sperimentando comunque anche una serie di farmaci. E ad esempio ci sono tanti farmaci che agiscono comunque sul ciclo virale che ha il coronavirus. Hanno provato la clorochina, sembra che funzioni, però comunque che la clorochina diciamo che fa un percorso, non è una originariamente era una farmaco per la malaria e funziona intracellularmente, quindi una volta che l'infezione è in corso, e quindi blocca il proseguire dell'infezione da parte del virus. Posso però dirti una cosa, anche se parli in una maniera da, come si può dire, con termini scientifici è un piacere sempre sentirti. Grande boom. Grazie. Tra l'altro boom, devo farti i complimenti perché arrivano messaggi di complimenti ai appuntamenti insieme a te, quindi complimenti boom. È un piacere ascoltarti. Tra l'altro boom, ti volevo dire una cosa, noi adesso sai che chiudiamo le dirette a caso, no? Sì, quando è che chiuderete? Beh, ovviamente la diretta a caso, speciale tutti a casa. Oggi non siamo più tutti a casa, è inutile che la faccio più, giusto? Mi devo inventare. Sì, puoi fare diretta a caso, speciale. Ripartenza. Un po' di qua, un po' di là. Non lo so. Stavo pensando una diretta a caso speciale. Riparte, tutti studio. Tutti studio.
Grande Boom, ascolta, però ovviamente saprai tu come trovare il nome giusto. Ovviamente Boom, tu, noi ti consulteremo sempre e soprattutto, certo, e soprattutto ti aspettiamo qui in studio, no? Faremo, certo, certo, faremo appena sarà possibile rientrare. Esatto, faremo. Cioè, noi non possiamo ancora lasciare il paese, cioè abbiamo un'ordinanza ancora in vigore da parte della mia università, ad esempio, sono vietati i viaggi e anche i collaboratori come me, ad esempio, perché io sono assunto in Svezia, non posso lasciare la Svizzera ancora. E la situazione è così, ogni paese sta prendendo le sue precauzioni. A proposito di Svezia, come va con la merenda? Con la merenda? La merenda, diciamo, nada de nada. Si fa virtualmente anche quella, volendo. Grande Boom, grande, grande ragazzi, Mister Boom Maria. Guarda, Boom. Facciamo una cosa, perché c'ho un casino di messaggi che stanno arrivando. Io adesso devo mandare una canzone che abbiamo preparato insieme a Monicuccia, no? E tu rimani in ascolto, è vero? Certo. Perché certo, probabilmente arriveranno delle domande per te. Quindi, amici, se avete delle domande, fate le vostre domande al 351 75 12 932, e Boom Boom Maria vi risponderà, ok? Boom, si rimane in ascolto, dai. Volentieri, eccomi qua. Boom, ovviamente tu sei ormai dei nostri. Io intanto ti saluto, certo, rimani in ascolto, no? E ti ringrazio, certo, sempre, certo, di tutto. E questo applauso, praticamente sono i nostri 100.000 ascoltatori che applaudono i tuoi spazi qui a Radio Web Show. Grazie, Grazie, prego, prego. Boom, rimani in ascolto, ci sentiamo noi, Subito, subito. Ciao Boom Boom. Ciao Boom. Ciao belli, ciao, a presto. Grandissimo Boom Boom Maria, ragazzi. Allora, stanno arrivando dei messaggi, no? Certo. Magari Boom Boom Maria è in ascolto, ovviamente, come sempre ci promette, no? Allora, dobbiamo però ascoltare alcuni messaggini, Monicuccia, che sono arrivati, certo, al 351 75 12 932. E allora, attenzione, allora, qui abbiamo un messaggio. Io continuo come prima, per me non è cambiato nulla, mi sono abituato, sto a casa e ci piace pure, pure è bello, dice. Brava, brava, io credo che lei sia lei, aspetta, no? Lei sia lei. Sì, lei è lei, lei è lei. Ciao Claudia. Ciao Claudia. Claudia che un giorno ci contatta da Milano, un giorno da Matera, un giorno lei è sempre in viaggio, lei è sempre in viaggio. Tra però l'altro devo dire che i nostri radioascoltatori si sono abituati a stare a casa. E vero? Per cui sono bravi. Speriamo che... Monicuccia, ma che c'è la tosse, sto sentendo? No, mi è venuto un rantechino. Ma sai che questo è uno dei sintomi del coso? Ma sto bene! Poi sono a Radio Web Show che vi fa stare bene! Allora, attenzione, perché prima di andare in pubblicità, io volevo... Bumu Maria ci ha mandato un messaggio vocale, no? Voleva precisare alcune cose, sentiamolo, no? Ciao Angelo! Grande. Per continuare la puntata di settimana scorsa... Sì, Boom? In merito all'aggiornamento riguardo alle origini della sequenza del coronavirus, sì, RAT-G13 del pipistrello, quindi l'ancestrale dell'umano, c'è da dire che ho consultato la banca dati G-Side, in cui si presumeva che sarebbe stato depositato nel 2013, e invece con grande sorpresa non mi risulta, come vi dicevo già dalla volta scorsa. Quindi adesso come adesso mi sto impegnando a scrivere una comunicazione appunto alla rivista Nature per cercare di fare chiarezza su questa cosa. Chi è interessato può farmi delle domande. Ciao a tutti, un abbraccio. Io faccio ancora un applauso a Boom Boom Maria, perché veramente è un guerriero, è sempre in lotta, non smette mai un attimo. Ricordiamo che Boom Boom Maria sta lavorando e veramente a Zurigo. Sta lavorando a Zurigo, sta lavorando in Svizzera e lavora alla ricerca per sconfiggere questo virus. Allora, Boom Boom Maria, tu sei in ascolto, sono arrivate delle domande per te, no? Abbiamo due domande che magari dopo la pubblicità le ascolteremo, le tue risposte che ci manderei via WhatsApp, ok? Infine, amici, io voglio aggiungere una cosa, che dopo questo messaggio che giustamente ci dà il nostro amico Boom Boom Maria... Scusate, ma... Ecco, gli ho passato la tosse. Vi ricordo che ci sono ancora molte cose da chiarire in merito all'origine di questo virus, benché molte ricerche sono ancora in corso, ovviamente anche quella di Alberto Maria, che è il nostro Boom Boom. Anche quella del pipistrello. Bravo, quindi Boom Maria tornerà e
ci racconterà ancora, eh. Noi non stiamo mollando assolutamente il nostro ricercatore biologo Bum Bum Maria. Che tra l'altro, Bum Bum Maria, sono arrivate due domande per te. Te le do, tu intanto mandaci le risposte. Le elabori. Allora, ci domanda un ascoltatore: è vero che questo virus esiste dal 2013? Questa è la prima domanda che ti fanno. E poi l'altra domanda è se questo virus si è modificato da solo. Bum Bum Maria, grazie mille, ancora un applauso per te. Io direi di andare un attimino in pubblicità, Monica. In attesa delle risposte andiamo in pubblicità. Allora amici, attenzione, perché dovremmo essere in chiusura. Però vi sì. Ricordiamo amici, abbiamo le due risposte che il nostro Bum Bum Maria doveva, certo, rispondere. Quindi Bum Bum Maria, ovviamente, come sempre preciso, ci risponde tra l'altro anche in diretta Facebook, no? E io innanzitutto ringrazio ovviamente sempre Bum Bum Maria. Sentiamo, vi ricordo amici le domande che ci hanno fatto, no? Magari ricordiamo la domanda numero uno, Monicuccia, te la ricordi tu? Era quella, se chiedeva che il virus lo conoscevano già dal 2013. Bravissima, sentiamo la risposta di Mr. Bum Bum Maria che ci dà la sua risposta. Teoricamente sì, per rispondere alla prima domanda. Il virus presumibilmente esiste già dal 2013, per farla breve. Sì. Nel 2013 sono stati campionati dei virus corona di pipistrelli nella provincia di Yunnan, sempre da una determinata equipe del laboratorio di virologia di Wuhan, la stessa città dove poi è saltato fuori il Covid-19. Ebbene, sulle scoperte che sono state fatte quando è uscito fuori il Covid-19, si è andato ad indicare che questo virus era molto simile a dei campioni virali raccolti appunto in questo anno 2013. E tra questi campioni abbiamo appunto il RAT G13. Però per poterla dire tutta, quello che sto in effetti valutando anche io in questo momento, consultando queste banche dati, dove in teoria questo materiale era stato depositato nel 2013, quindi queste informazioni genetiche di questi virus erano state depositate nel 2013, non risulta, risulta semplicemente che sono stati indicati i campionamenti nel 2013, ma non sono state caricate, sottomesse, inserite nella banca dati le sequenze nel 2013. Quindi non sappiamo se questo virus effettivamente è in giro nei pipistrelli, ovviamente, quindi nei suoi animali ancestrali, a partire dal 2013. C'è ancora un buco su questa cosa, io sto indagando appunto sul fatto. Grande, per rispondere, ragazzi, alla seconda domanda. Attenzione, innanzitutto io un applauso farò a Bum Bum Maria, perché dà una risposta più completa di quello che potrebbe, insomma. Grande Bum. Sempre presente. Tra l'altro stiamo ricevendo tantissimi messaggi stasera, soprattutto da Facebook. Ciao amici di Facebook, mitici, condividete questa diretta. Sentiamo la seconda risposta. Risposta, che non mi ricordo la domanda. La domanda era se questo virus si è modificato da solo. Ah, giusto, da solo. Sentiamo il nostro carissimo dottor Bum Bum Maria. Per rispondere alla seconda domanda, in merito alla questione se il virus si è modificato da solo, ovviamente questa è la strada forse scientificamente più veritiera, perché non c'è la mano dell'uomo in questo virus, non possiamo dirlo assolutamente. Le evidenze portano al fatto appunto che il virus sia stato capace di passare in diversi tipi di animali, a partire dai pipistrelli, forse anche nel pangolino, come dicono alcune scoperte più recenti, forse addirittura nei serpenti, vista la tendenza codonica dell'informazione genetica di questo virus in particolare. Quindi io direi di mettere da parte le teorie complottistiche, benché ci sia appunto questo buco di informazioni a cui facevo riferimento nella prima domanda e sulle quali sto indagando anche personalmente. Infatti anche all'interno della informazione genetica di questo virus ci sono delle regioni che possono essere derivate da ricombinazione passando all'interno di ospiti differenti. E poi è stato anche provato che questo virus è capace di sfruttare proteine recettoriali presenti sulle cellule di tanti tipi di animali, non solo dell'uomo. Questo è già stato pubblicato a partire dalla prima pubblicazione di Nature del 2020, che quando sono stati in effetti identificati i primi ceppi virali dell'uomo.
Grande, grande boom boom. Anche questa è una risposta che ovviamente dà per i nostri ascoltatori. Allora, ragazzi, noi dovremmo chiudere la nostra diretta. Siamo 3 minuti in ritardo. Sì. Però io mi prolungherei. Ma sì. Mi prolungherei qualche minuto, una decina di minuti, anche perché è arrivata una domanda di un'ascoltatrice, Lietta, che salutiamo e ringraziamo per la sua domanda. Una domanda per Boom Boom Maria, che spero che sia ancora in ascolto. Se può rispondere alla domanda appunto di Lietta, che ci dice: cosa prevedi, Alberto, nei prossimi 6 mesi? Allora, Alberto, noi mandiamo una bellissima canzone, che tra l'altro è scritta da EAMC, che conosciamo, è lui, è Alberto, ragazzi, perché Alberto è anche un musicista, è un intrattenitore, è un grande. Allora, Alberto, noi mandiamo la tua canzone, se riesci rispondi a questa domanda, la domanda di Lietta. Cosa prevedi, Alberto, nei prossimi 6 mesi? Aspettiamo la tua risposta. Intanto noi ridiamo con Ridi. Ridi, sì. La canzone di Boom Boom Maria. Boom Maria. Aspettiamo la tua risposta, Boom, poi leggiamo gli ultimi messaggi. Salutiamo intanto gli amici di Facebook. Moricuccia. Ciao, alla prossima. Grazie, Boom, sei un grande, Boom. Pensate. Boom Boom è scienziato, ma è anche un musicista. Guardate che canzone ci ha fatto per farci ridere. E già, provate ad ascoltare, eh. Intanto salutiamo gli amici di Radio Hobby Show. Collegatevi su www.radiohobbyshow e ci ascoltate alla grande. Ciao amici, ciao. Eccomi qui. Con questa io mi voglio presentare. Ciao. Sono fatto così e non so bene neanche come cantare, ma in fondo chi è capace in questi giorni a far le canzoni buone? Lasciamo stare le puttanate d'amore. Io sono qui, una cosa nuova voglio provare, tanto per ridere. Fare, ridi, anche se non fa ridere, non devi mai lasciare stare, e ridi, anche se non c'è spazi, ci devi provare, e fuori le palle. Yeah! Amici, ridete insieme a Boom Boom. Non concepisco in questo tempo. Ti piace questa, Monicuccia, dai, italiano? Bellissima, assolutamente. Ridi, amici. Lo dice anche Boom. Ridete. Ridi anche se non fa ridere. Ridi anche se non sai ridere. Ridi con le parti e niente di che. Ma domani sarà diverso. Sforzi in mani, fumo negli occhi e lacrime che. E allora, amici,
ridi, ridi, come dice Bum Bum Maria. E bravo Bum Bum Maria anche nelle canzoni, vedi un po'. Bravo, bravo Bum Bum Maria. Attenzione amici, ci siamo prolungati giusto qualche minuto, qualche minuto. Ma amici, sì. Bum Maria giustamente non lascia mai ascoltatori di Radio Web Show in Non ci lascia da soli. Tutto bene, Monicucci, tu come sei stata in questa diretta qua? Benissimo, voglio l'ultima risposta però. Certo, allora, ragazzi, ci eravamo lasciati con la nostra carissima amica Lietta, un'ascoltatrice di Radio Web Show, che ci chiedeva Bum Bum Maria cosa prevede nei prossimi 6 mesi, no? O l'ha chiamato pure Alberto. L'ha chiamato pure Alberto, perché noi ci siamo arrivati Alberto Maria, lui si chiama Alberto Maria, il nome d'arte è Bum Bum Maria, perché lui, se andate su Google, cercate Bum Bum Maria, lui ha fatto qualche film di sua professione. È uno dei nostri, ragazzi, è un amico che gli piace l'arte, gli piace la vita in generale, per questo lotta per il benessere di tutti. Avanti. No, ero io che battevo le mani. Ma sì. Allora amici, attenzione, e andiamo a leggere quest'ultima domanda, allora, che a sentire più che altro quest'ultima domanda, risposta di Bum Bum Maria prima di chiudere, ovviamente. Ho scritto "Gi abita Lausanne, ich komme nicht aus Zürich". Sono di Losanna, non di Zurigo, Ah, non è di Zurigo, è di Losanna, Monicuccia, Losanna. No, ma sembra qua che parla in aramaico, non sembra che parla. Che lingua è questa? Scusate. È Deutsch. Ho scritto "Gi abita Lausanne, ich komme nicht aus Zürich". Sono di Losanna. Sentiamo la risposta, Ci salutiamo intanto gli amici di Facebook. Ma con lo sfondo di questa bellissima canzone, grazie Bumba, posso dire che nei prossimi 6 mesi la cosa principale che dobbiamo fare è avere un po' di speranza, ma soprattutto tanta disciplina, tantissima disciplina, altrimenti si torna punto e a capo. Bravo, non detto. Abbiamo farmaci e non abbiamo un vaccino. Ben detto. C'è da sperare che la ricerca vada avanti e molto rapidamente, e che chiunque coinvolto, come sottoscritto, cerchi di fare la sua parte, cerchi di fare qualcosa. Non è assolutamente facile, non esagerate, evitate assembramenti, seguite le regole, purtroppo è così, e speriamo che questi grafici vadano sempre più in basso, in termini sia di contagi che di morti, perché la situazione è critica. Restez chez vous, state a casa. Grande. Ovviamente uscite, ma senza esagerare. Grande Bum Bum. Uscite, ma state a distanza. È vero, comunque regole. Guarda, io dico una cosa, noi viviamo in Trentino. In Trentino veramente la gente è molto responsabile. Io, è vero, li vedo in giro, però li vedo distanti tra di loro. Sì. Anche se sono amici, anche noi, Monicucci, siamo amici da una vita, però siamo distanti oggi. Sì. Ma per il rispetto, non il rispetto degli altri, capisci? Questo è importante. Certo. Perché tu magari potresti... Ma io non lo so se c'è. Io non ce l'ho sicuro. Finché non ci fanno i tamponi. Brava, quindi. Io però, non ce l'ho sicuro, scusa, che ne sai? Non ce l'ho sicuro, però. Cioè, che ne so, ragazzi. Insomma, ragazzi. Non si può sapere. Rispettiamo le regole, che sicuramente andiamo bene, stiamo andando bene. I grafici, come parlava Bum Bum Maria, devono scendere. Stiamo a distanza, i grafici scenderanno. E stanno scendendo, scendendo, e quindi quello che dice Bum Maria è già confermato. Amici, dobbiamo salutarvi, però dobbiamo ancora sentire qualche messaggino. Monicuccia, sentiamo un attimino questi ascoltatori. Bum Bum Maria forever. Grande, Bum Bum Maria forever. Bum Bum Maria, sentito? Sei un grande, Bum. Direttamente ricordo, amici, Bum Bum Maria. Pensate, Bum Bum Maria, ragazzi, è un biologo molecolare, è un cervello che è fuggito dall'Italia praticamente, no? Beh. E dove è andato? È andato in Svezia. È andato in Svezia. La Svezia lo manda in giro nel mondo a fare ricerche molto importanti, e nel momento del coronavirus Bum Bum era... Adesso è a Losanna. Non era a Zurigo, è a Losanna. Era a Losanna. Ich bin in Losanna. Yes, ed è rimasto lì a lavorare ed è impegnato nella ricerca, per questo è molto accanito ed è un amico di Radio Web Show e sta facendo un gran servizio per i nostri ascoltatori. Grazie Bum. Grazie. Ma ragazzi, non vi preoccupate, perché come diceva Bum Maria, se siamo noi a gestire la cosa, no? Certo, dobbiamo essere noi. Presto ritorneremo a vedere il blu dipinto nel blu. Siamo noi stessi i nostri responsabili.